Allora, ciao a tutti, di nuovo ci accingiamo a fare un altro piccolo paint, sempre sulla carta lucida colorata Binda Kote, che è fornita dalla stamperia Rimini. Per chi poi è anche interessato a questo tipo di carta può contattare la stamperia Rimini. Vi lascio l'email nella descrizione. Personalmente raccomando questi cartoncini perché sono veramente lucidi, extra lucidi, oltre anche che c'è una grande gamma di colori diversi. Ce ne sono naturalmente bianchi, gialli, arancioni, grigi, neri, blu, azzurro, verde, insomma ci stanno rosa, moltissime, c'è un'ampia gamma di colori. E usando questo tipo di cartoncino, diciamo che è a parte più facile lavorare, in quanto la vernice mischiando i colori, creando questi effetti come questi dei pianeti, i colori escono meglio, scivola meglio, la pittura si mischia meglio, la vernice, e c'è bisogno di meno trasparente, e anche lavorando con la spatola, come vedrete dopo, diciamo che diventa più malleabile, lasciamo la spatola scivola meglio e diventa più comodo lavorarci. Quindi io personalmente vi raccomando. Allora, qui come vedete questo è un paint, una cosa così abbastanza veloce, semplice, giusto, sto ancora provando questo tipo di carta, quindi faccio dei piccoli esperimenti così, giusto per provare l'effetto dei colori, per provare quello che esce fuori, insomma, con questi cartoncini colorati, provando ecco la spatola, come vedete vi faccio notare una cosa: nonostante il cartoncino sia giallo, si riesce comunque a far ottenere anche il bianco, e questo lo ritengo molto positivo, in modo che in questo modo ci possiamo creare dei bei giochi di luce chiaro-scuro. E allora, chiaramente osservando, ho fatto questo pianeta rosso, giallo, con questo effetto così, diciamo, un po' strisciato, e anche il blu, un effetto un po' così particolare, un po' strisciato, una parte in basso, poi c'è come ci si vede come una mezza luna, un mezzo sole là anche in alto a destra. Montagne verdi, poi ci ho fatto delle altre rocce davanti, lasciando il bianco fra le montagne verdi dietro e queste rocce giallo-neve davanti, in modo da dargli più profondità. Poi ho fatto l'albero, ho messo le foglie, usando carta di giornale, e adesso sto realizzando la parte inferiore. Stessa cosa lì, qualche roccia, e adesso con la spatola si tirano queste linee in modo da creare una prospettiva che ci dà molto più profondità. In questo caso io ho pensato di fare una città, quindi con la spatola, grattando, faccio scivolare, disegnare praticamente con la spatola, in modo che si toglie praticamente la vernice, e quindi si disegna non aggiungendo ma togliendo, quindi viene fuori un disegno togliendo la vernice. In questo modo si possono creare infinite varietà di motivi, di cose diverse. Naturalmente sta ad ognuno di noi adoperare la sua propria fantasia.
Ho voluto fare questo cielo bianco, così mi dava comunque un senso di profondità. E adesso ho fatto delle cupolette così sulla città, così da renderla un po' più mistica, un po' più spaziale. Ci voglio dare un po' di vita, quindi ci aggiungo un poco di uccelli, così questo paesaggio un poco fra il surreale, il magico e lo spettacolare. Adesso non resta che firmarlo, Mauro Sposito 2020. Allora, questo paint è un formato piccolo, 25x35 cm, quindi questa è la metà di uno standard che di solito si usa. Quindi mi sto facendo questi piccolini per provare questa carta più che altro, fare delle cose semplici così, giusto per provarla. Va bene, a tutti ragazzi e ragazze, io vi ringrazio perché siete stati qui con questo video, lo potete condividere, fatemi un like se vi è piaciuto, mi raccomando iscrivetevi al canale e ciao al prossimo video Paint.